tema ufficiale se mi becco uno strike di copyright credo sia una possibilità concreta ma sti orari giovanili che gestalt <ride> no ho sbagliato scena tra l'altro questo per farvi capire che è luna di notte non capisco più un cazzo buonasera buonanotte Buonanotte, buone botte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte Fiorellini, come state? Come state? Spero che stiate più svegli di me. È luna e un quarto, e sono in realtà arrivato in quel di casa Comandini solo ed esclusivamente adesso. Buonanotte eh, a tutti quanti. Sono arrivato qui dopo aver visto Avengers Endgame, il film più discusso dell'ultimo millennio, e eh, dopo aver sperimentato per l'ennesima volta, perché. Andare al cinema mi fa cagare. Ora, non che andare al cinema mi faccia cagare, ovviamente. A me piace andare al cinema, trovo che eh, la maggior parte dei film debbano per forza essere visti sul grande schermo e eh, sia sacrosanto godersi certi film sul grande schermo che non possono dare l'impatto che danno normalmente se non sono sul grande schermo, se non li vedi in una sala cinematografica. Il motivo per cui mi stanno sul cazzo i cinema, ovviamente, non sono né la location né i film, sono come sempre le persone. Perché io Avengers ⁇ Game ho avuto... Il piacere di vederlo di fianco a tre ragazzini rincoglioniti completamente che hanno pensato di essere nel loro salotto e che hanno fatto bordello per tutto il fottuto film, dall'inizio alla fine, rovinandomi in parte la visione, cosa che appunto mi infastidisce parecchio. Ma se non altro, l'acustica dei cinema è talmente possente da coprire le coglionate di un gruppetto del genere. Sono ancora vivi in Mazzuia perché ho 33 anni e a 33 anni beccarmi una denuncia per aver rotto le spine dorsali di tre diciottenni non mi sembra il caso. Ma comunque. Ma comunque, eh, sì. Più un film è di massa, ragazzi, più questi episodi purtroppo sono, pre sono prevedibili. Cioè, eh, sapete che l'educazione non è di casa nel, nella gente al giorno d'oggi, come direte, conseguenza andare a vedere un film con tanta gente che va a vederlo, specialmente una, un film come Avengers Endgame. Se non andate a vederlo a una premiere, se non andate a vederlo a un evento speciale, lo andate a vedere con la gente normale. E tra la gente normale ci sono sempre i coglioni, e tra i coglioni ci sono sempre quelli che a quanto pare eh, quando Avevano 11 anni dai propri genitori, non hanno imparato che forse, forse, se vai in una sala cinematografica, la gente è lì per guardare il film e non per sentire le tue cazzate. Quindi, vabbè, eh, detta terra a terra, ero ero estremamente infastidito, ma se volete una valutazione sulla qualità del film sappiate che se non altro il film a un certo punto è riuscito a, a zittire anche questi tre cerebrolesi il che sta a significare che il suo impatto emozionale se non altro è sicuramente di qualità eh, perché se a un certo punto riesci a zittire tre scimmie urlatrici vuol dire che hai fatto centro hai centrato il colpo eh, quello che voglio fare oggi è una valutazione non ci sono più gli spettatori di una volta esatto The Stack parlo come un, un settantenne però eh, la cosa molto brutta quando raggiungi i 30 anni con un minimo di consapevolezza di, sé, di te è che uh, quando guardi Avengers fai sempre il tifo per Thanos, non lo fai mai per gli altri personaggi perché vuoi vedere tutto bruciare, vuoi vedere tutto morire malissimo, uh, però vabbè il film comunque me lo sono potuto vedere, me lo sono potuto uh, godere e va bene. Lo stesso, e eh, va bene lo stesso. Eh, tralasciamo i tre coglioncelli cagati fuori da non so quale genitore imbecille e parliamo di cinema. Parliamo di cinema, quindi eh, non parliamo di Avengers Endgame perché Avengers Endgame è il miglior finale di una serie televisiva che io abbia mai visto. Questa è la mia valutazione, ragazzi. È uno spettacolare, incredibile, eccezionale finale di una serie televisiva. Gigantesca. Uh, perché questo sono i film Marvel in generale uh, questo sono tutto, questo è tutto l'universo cine, dei cinecomic Marvel una enorme gigantesca serie televisiva una gigantesca serie tv composta da svariati episodi anche distaccati tra loro con vari protagonisti una uh, spettacolare ragnatela di personaggi ed eventi che va a fondersi in quello che poi è appunto Avengers Endgame, che è una perfetta conclu conclusione di tutto questo universo cinematografico che alla fine è una incredibile serie tv con dei valori produttivi straordinari. Eh, sì, è esatto, Mazzulia, come al solito, eh, come al solito, ho il fuoco della cam che fa un po' cazzo, quel cazzo che vuole, vediamo se riesco a risolverla, sta cosa della telecamera eh, No, configura video, sì, forse ce la faccio. Togliamo la messa a fuoco automatica. Applica, ok, ce la dovremmo aver fatta. Uh, ciao Greg, ciao a tutti quanti, ragazzi. Il film a me non è affatto dispiaciuto. Non è assolutamente dispiaciuto e oggi, ovviamente, non ho la benché minima intenzione di farvi degli spoiler, ragazzi, perché non voglio rovinarvi la sorpresa. Anche perché, per quanto eh, riguarda l'andamento narrativo del film, io trovo che sia eh, un furbo modo di concludere le cose e di strutturare la conclusione di quello che è questo universo cinematografico. Un brillante modo di farlo, un brillante modo di riunire tutto. Eh, e non vi voglio rovinare nessun elemento della storia, perché appunto la storia è piena, è ricca di colpi di scena, di momenti wow, eh, che non vi voglio. Fotterei in alcun modo perché, comunque. Mi dispiacerebbe rovinarvi la sorpresa, sarebbe una cosa veramente da stronzi e la testa di cazzo. Ehm, questo è chiaramente un film dove hanno messo i big money, ma vabbè la, ce l'aspettavamo. D'altronde, eh, dietro ci sono degli investimenti per forza giganteschi perché il ritorno sarà qualcosa di almeno 100 volte tanto. Eh, sì, Fury Hope, esattamente. Volevo parlare anche di questa cosa qua. Rispetto al Marvel Cinematic Universe in generale, come ti poni? Io non sono un fan Crocodillo, ma lo apprezzo per quello. Quello che è, ovvero un gigantesco e riuscito carrozzone di film di intrattenimento che sfrutta le licenze storiche dei fumetti per creare qualcosa di eh, adatto al linguaggio cinematografico, anche se, come ho detto, quello che gli è uscito più che grande cinema è stata una grande, favolosa, gigantesca serie TV di massa con dei valori produttivi straordinari. Ehm, e lo dico non solo per una questione di forma. Di quello che sono i cinecomic, ma proprio per una questione strutturale, cioè Endgame è un film che secondo me non ti puoi godere al 100% se non hai seguito una grande parte del Marvel Cinematic Universe o comunque una buona massa dei film del Marvel Cinematic Universe perché questo vuole essere vuole essere il, la cornucopia di quello che è successo vuole essere eh, l'agglomerato di tutto quello che è successo nei precedenti film che arriva a un determinato punto è tutto studiato con la serialità in mente ora lo sono anche altri film, ovviamente, con seguiti e serie che vanno avanti a lungo, ma nulla è mai stato calcolato così tanto a puntino, è uh, una versione cinematografica uh, per dire di un gigantesco Marvel event, io non so se vi ricordate i Marvel event tipo Civil War e quelle cose lì, ecco, voi immaginate un evento fumettistico alla Marvel Civil War, che poi è andato come è andato, il Civil War 2 era una merda, il Civil War 1 lo è, era valido fino a un certo punto, poi è diventato una merda, però immaginatevi un gigantesco evento spettacolare uh, che arriva in forma cinematografica, ma tu non lo puoi formare in forma cinematografica allo stesso modo con cui lo tratteresti nei fumetti, perché nei fumetti tu hai il fumetto principale e poi 480 altre serie che si ricollegano a quello per gli eventi. Cinematograficamente tu lo devi fare in modo un attimino più concretizzato, quindi hai un filone principale, che è quello legato agli Avengers e poi a Infinity, War, a Infinity War e a questo, e poi hai tutti gli spin off alternativi, che in realtà spin off non sono perché sono film a sé stanti, ma che sono importanti pezzi del puzzle, molto più di quanto lo siano gli spin off fumettistici. Questo significa che uh, Endgame è di base. La chiusura di questo gigantesco evento, ma in forma cinematografica funziona molto molto meglio perché ogni pezzo del puzzle è più concreto laddove un grosso evento fumettistico tipo Civil War di norma te lo segui tranquillo seguendoti soltanto i fumetti di base, perché gli spin-off non servono quasi mai a un cazzo o non valgono quasi mai un cazzo, e qui invece non è così. Ed è il motivo per cui il Marvel Cinematic Universe, secondo me, funziona così bene, cioè, ogni spin-off, ogni fumetto spin-off è valido quanto i fumetti principali o quasi, poi ci sono alti e bassi, però insomma sono sono Pensati per essere validi come fumetti principali e quindi l'intera ragnatela funziona e può prendere varie tipologie di pubblico che apprezzano magari certi film e non ne apprezzano altri, ma se li guardano comunque tutti per avere il quadro completo. Uh, Endgame è la perfetta chiusura di questa struttura qua, è brillante da questo punto di vista. Uh, è brillante da tutti i punti di vista. Questo non vuol dire che sia un film perfetto. È un film ottimo. Uh, Pregi Matteo non aveva dato fastidio al finale di Infinity War. Uh, Ni perché in tutta sincerità, uh, secondo me è calcolato molto bene anche Infinity War come inizio di Endgame. In tutta sincerità, uh, sono esattamente parte 1 e parte 2. Il Gerv, esattamente Infinity War e Endgame, sono esattamente parte 1 e parte 2. Uh, D'altronde, ripeto: tutto il Marvel Cinematic Universe è, è, è congegnato come, una, come pezzi di parte di un tutto, parte di un tutto, ehm. Uh, Rispetto a Infinity War, la trama è sensata, perfettamente eh, sensata. Crocodillo, per carità, ci sono degli elementi che potevano essere studiati senza ombra di dubbio meglio, ma nel complesso ehm, è molto fedele al linguaggio fumettistico: nel senso che quello che succede può anche avere delle incongruenze, ma nel complesso funziona alla grande. E sei talmente catturato dalla spettacolarità dell'azione, dalla spettacolarità di tutto ciò che accade, dal ritmo narrativo delle cose, che chiudi un occhio su varie cose, che era un po' quello che succedeva anche con Captain America and the Winter Soldier. C'erano un sacco di puttanate se stavi a ragionare, ma non te ne fregava un cazzo perché il film funzionava talmente bene che a un certo punto ci passavi sopra e te lo godevi da Dio. Questo è l'intrattenimento, ragazzi. Pensare che ci possa essere una trama perfettamente concreta in film del genere eh, vuol dire rovinarseli, devi andare lì col cervello spento, ma va bene così perché a questo servono a divertirvi, rilassarvi e trasportarvi nella loro storia. E questo film funziona alla grande. Uh, e io consiglio di andarlo a vedere, soprattutto allora, se siete fan dei cinecomic, è da vedere assolutamente perché è una perfetta conclusione di tutto il ciclo. Uh, se invece non siete fan dei cinecomic ma vi piace il cinema di intrattenimento, è comunque un film, un film che diverte, è spettacolare. Ma come ho detto, uh, è anche un film che secondo me, per essere voluto davvero, richiede un investimento in questo universo. E si parla di un investimento non solo sentimentale, ma anche monetario: nel senso che comunque, come detto, dovete aver visto gli altri film, secondo me, per godervelo al 100%. 100. E così è congegnato, e così è pensato, e così lo dovete vedere. Ora, ritieni sia il miglior film del Marvel Cinematic Universe? No. Edino Cecco, ritengo che sia una grandissima conclusione, ma io personalmente ho preferito Infinity War rispetto a questo, e non ritengo peraltro Infinity War il miglior film del Marvel Cinematic Universe, anche se ritengo che sia tranquillamente nella top 3. Questo è tranquillamente uno dei migliori, senza ombra di dubbio. Uh, però di base ripeto: al solito, ragazzi, uh, le review sono giuste molte, però vorrei fermare un attimino le esplosioni di cervello. È vero, è un film che funziona molto e ha dei momenti davvero molto forti che funzionano alla grande, sono davvero molto ben calcolati. Poi sono io che ho l'emozione cioè che sono emozionale come un pezzo di carta, e lo sapete benissimo. Però non c'è un cazzo da fare. A me non ha fatto esplodere il cervello. Um, ha delle ottime idee, ha delle scene assolutamente incredibili, ma ci sono delle cose che mi hanno fatto storcere il naso e ci sono delle cose che mi hanno fatto dire: Ok, bello, ma. Buon Dio Uvalli, buon Dio a tutti quanti ragazzi, bon, buonanotte a tutti quanti. Infinity War gli è nettamente sopra, non lo so di Lumi 93, ma gli è sopra. Sono, sono d'accordo nel dire che gli è sopra. Eh uh, sì, anche secondo me Into the Spider-Verse è una delle robe migliori in assoluto del, del, Marvel, del Marvel Universe. Peccato che non faccia parte di questo universo proprio perché è una roba a parte. Non ho intenzione di spoilerarvi in niente, smoked. Di base, comunque, è un ottimo, ottimo prodotto. Si mantiene nei canoni dei Mar del Marvel Cinematic Universe. Ci sono delle fasi all'interno del film con dei ritmi diversi. Secondo me, il film. Ha una durata in realtà giusta, dura tre cazzo di ore, però scorrono nonostante la prima fase sia molto lenta e introduttiva, anche perché comunque a un certo punto tu devi introdurre tutto quello che succede. La fase centrale è godibile e ha appunto delle idee molto furbe, che non ho intenzione di spoilerarvi, però diciamo che funziona per quello che succede, per quello che vuoi vedere, ma proprio per la sua natura non può colpire tanto quanto aveva colpito la fase centrale di Infinity War, che era strutturata perfettamente a mio parere e la fine è il botto, è il andiamo giù duro scopare, quella roba lì del mamma mia dobbiamo veramente buttare il carico da 100 perché dobbiamo chiudere le cose veramente col super mega botto atomico dell'infinito e ci sta, è giusto così, è giusto che comunque il film abbia sia una sorta di parabola anche a livello ritmico che a un certo punto ti trascina verso la conclusione spettacolare. Uh, grazie per l'ospitata uh, a Player Inside cioè a Raiden e Midna, molto amore ragazzi uh, come vi dicevo il film è bello ragazzi il film è molto bello uh, io come ho detto non lo vedo come grande cinema ma grande televisione uh, l'ho detto più e più volte per me il Marvel Cinematic Universe è una serie televisiva, fantastica, eccezionale ma una serie televisiva e questa è una favolosa conclusione di stagione però ci sono delle cose nel Disney Cinematic Universe attuale che, come ben sapete, non mi piacciono e in generale nel Cinematic Universe attuale non, non apprezzo. Eh, e anche in questo queste cose non cambiano. Mm, è verissimo che, visto il minor numero di personaggi gestiti nella, per la maggior parte del film. È legato, cioè, eh, eh, visto la, il minor numero di personaggi nel film, vengono caratterizzati molto meglio, hanno un ruolo nettamente più significativo e a tutti viene dedicato lo spazio necessario quasi tutti in realtà, ce ne sono alcuni che non brillano particolarmente, ma perché secondo me è proprio mal calcolati all'interno del Cinematic Universe, ma non vi dirò chi sono, eh, però insomma potete ben immaginare che ci sono altri personaggi che invece brillano alla grandissima, perché sono il centro focale di questo Marvel Cinematic Universe, e quindi funzionano alla grandissima. Sì, è spoiler free la recensione, Floki. Mi Ci sono delle cose che mi fanno incazzare legate a come vengono gestiti i, i film Marvel, cioè... C'è sempre comunque una struttura di fondo che viene rispettata in quasi tutti questi film, una struttura appunto quella che definisco del grande carrozzone di intrattenimento Disney. E Endgame non fa differenza, nonostante comunque sia qualcosa di molto più ambizioso, comunque rispetta sempre gli equilibri del film Marvel, dove al momento drammatico deve corrispondere il momento ilare, al momento ilare deve corrispondere il momento d'azione. C'è un, è un preciso castello di carte. Dove perché tutto non crolli, vengono inserite le carte giuste al momento giusto, perché quello che guarda quel film deve un po' alla Bollywood, deve provare tutto, deve provare emozioni, deve provare divertimento, deve provare spettacolo, deve eh, esaltarsi, deve vedere tutto quanto. Esatto, il cammino dell'eroe, JD Miorgo, La base fondamentale di tutte le narrazioni epiche funzionano, sono riadattate ai Cinecomic Marvel e va benissimo così. È Sacrosanto che sia così, lo sono nella maggior parte dei medium: eh, non spoilerare flochi dite cose del film in chat se no mi incazzo e giustamente si incazza anche la chat nessun dettaglio nessun dettaglio della storia anche quelli apparentemente più del cazzo non li dovete scrivere perché c'è gente che non l'ha visto e non è giusto che gli si spogliere la roba ehm, di base comunque il film, come ho detto, mi è piaciuto. C'è stato uno specifico momento. Uno specifico momento. Esattamente. Esattamente per Insider. Eh, esattamente. Raiden ha detto esattamente la cosa che stavo per dire io. Mi ha anticipato proprio col commento. C'è uno specifico momento del film. Che mi ha fatto proprio apparire una bestemmia nella testa. No, proprio quella roba che, che mi ha fatto proprio esplodere la bestemmia nella testa. Che è una roba proprio non necessaria. C'è nel film, fortunatamente è, una, è uno solo, ok? È uno solo marcato, ma c'è uno specifico momento social justice warrior. Quella roba lì, che Disney adesso sta cercando forzatamente di inserire in tutti i film. Ora io non voglio assolutamente descrivervi la scena nel modo più assoluto. La riconoscerete ragazzi perché la riconoscerete tranquillamente. C'è un momento di una scena favolosa all'interno del film che è proprio sbagliato, ma non per il messaggio che vuole mandare, ma perché è proprio una forzatura, che è la stessa cosa che succedeva nei fottuti Star Wars recenti, che è la stessa cosa che succede nella maggior parte dei film Disney recenti. Cioè, la cazzo di forzatura per mandare avanti una specifica politica all'agenda con un messaggio che è anche positivo, ma che mostrato così è una puttanata. E quella roba lì a me ha sempre dato fastidio, perché quella roba lì passava tranquillamente, in modo enormemente migliore, senza quella specifica scena. E quella roba lì. A me fa girare il cazzo perché lì lo vedi proprio che è arrivato il producer o la producer o chi per loro e ha detto ci dovete mettere questa roba qua. E quindi. Muori figlio di puttana. Spero non abbiate letto niente, ragazzi. Guardate me, non guardate la chat. Ehm, di base. Non leggete la chat, guardate me. Scottate con me. Ergy Redice. Spero in tutta sincerità che ti venga veramente la peggior malattia del mondo. Uh, che arrivassero delle teste di cazzo così in chat era prevedibile. Voi comunque guardate me. Io lo vedo quando ci sono i, gli spoiler e li elimino immediatamente. Uh, ma di base non leggete la chat, fate che la legga io. Uh, così se arrivano li disintegro e vaffanculo. Non, non, non state a dire, no, se non vi preoccupate. Uh, comunque, di base, uh... di dove sono, Mr. Boz? Sto tra Milano e Bergamo in generale, però sono di origine romagnole. Uh, ecco, perfetto. No, ma Player Inside, player inside. Raiden, guarda, ti assicuro che io ho visto il film con tre coglioni di fianco che, uh, che facevano bordello. E tutto il film ha fatto bordello. E come ho detto, una delle cose che mi è piaciuta di più del film è che il film a un certo punto raggiunge un tale livello di potenza che persino quei cretini si sono zittiti. Però ti assicuro che vedere il film con tre subumani di fianco è quella roba che a un, certo punto... cioè, un certo punto volevo alzarmi e romperle le mascelle a tutti e tre. Però c'è stata quella voce nel cervello che mi ha detto, sei perseguibile legalmente. E mi sono fermato. Uh, però sono le cose che mi rendono proprio fastidioso andare al cinema. Al solito, ragazzi, trovo che le recensioni stratosferiche siano una cosa uh, veramente eccessiva, come al solito, però ormai ci siamo abituati, nel senso come sta messa la critica cinematografica lo sappiamo benissimo, ormai non c'è più la via di mezzo. O è hype sperticato, uh, o è... Uh, o è veramente I, uh, hype sperticato, o è... È una merda, non c'hanno più la via di mezzo e infatti lo si vedeva come è successo con Wonder Woman. Wonder Woman è un film di una mediocrità rara, film del dio. Uh, Black Panther è un film medio scarso, film del dio. Uh, Venom è un film che sta sopra quei due film lì, a mio parere, perché è un pochettino più divertente, ma è comunque di una mediocrità rara, film de merda. Decidetevi, ragazzi, cioè, possibile che non ci sia il mediocre nelle valutazioni, possibile che non ci sia il, ma è solo buonino. Possibile che non ci sia una roba che mi dice ma è sufficiente? Cioè, uh, deve essere per forza o Gesù Cristo o la merda. Non c'è veramente uh, quella roba lì. Vabbè, anche Captain Marvel per me è esattamente la stessa cosa di Fear Rules. Recensioni sperticate per Captain Marvel che è un filmetto. Uh, per me è peggio di Infinity War, Pilva, come ho detto. Per me è sotto Infinity War come validità. Uh, di base... È un ottimo film, è un ottimo film di intrattenimento. Uh, è anche nome a caso, però questa cosa qui non può influenzare le recensioni. Cioè tu non puoi dare una valutazione positiva a un film perché condividi il suo messaggio. Va benissimo che tu condivida il tuo messaggio. Anch'io condivido lo squartare la gente e spezzargli la spina dorsale per, di Mortal Kombat, ma non gli do 10 perché condivido il messaggio di Mortal Kombat. Cioè quello è il punto fondamentale, ok? Va benissimo, posso condividere tranquillamente il messaggio ambientalista di Farmville, ma non gli darò 10 per questo motivo, devo valutare il gioco. Così dovrei valutare un film, posso condividere i messaggi del film, ma se il film è una merda è una merda. Se il film è bello è bello. Qui il film è assolutamente validissimo all'interno di quello che è il cinema di intrattenimento, è una bomba nucleare e a me dà molto molto fastidio. Il mio preferito del Marvel Cinematic Universe di Nogeco, se si toglie Into the Spider-Verse, con ogni probabilità è Guardiani della Galassia, ma non tanto per la storia, ma perché Guardiani della Galassia e in generale il regista del della dei Guardiani della Galassia è secondo me eh, quello che si è preso più libertà, quello che ha più unicità, quello più bravo proprio registicamente. E è uh, senza ombra di dubbio quello che ha fatto il miglior lavoro proprio a livello cinematografico con i suoi film. È vero che non ci sono scene, po scene post-credit, JD Miurgo. Di questo ve lo dico non perché non è uno spoiler, ma semplicemente perché così non rimanete lì come dei coglioni 5 minuti ad aspettare. Uh, questa è una conclusione, ragazzi. Non avrebbe senso che ci fossero scene post-credit. Quindi non state a guardare i crediti per 8 minuti perché non vi serve un cazzo, non c'è niente dopo. Uh, di base, però, ragazzi vale assoluta assolutamente la pena guardarlo so, come ho detto è una uh, spettacolare conclusione a quello che è tutta questa gigantesca serie televisiva trovo che registicamente abbia anche delle scene assolutamente eccezionali ma cioè ha delle scene eccezionali ha delle scene di incredibile impatto ma questa è l'altra cosa che mi ha un pochettino uh, lasciato così cioè quando voi guardate i guardiani della galassia lo vedete, Gunn che fa i virtuosismi. Ci sono alcune scene di Guardiani della Galassia che sono proprio da cazzo durissimo, ok? Sono proprio quella roba dove dici il regista ha fatto quel cazzo che ha voluto e si vede. E quindi ci sono delle scene che sono atipiche anche per i film Marvel e funzionano da Dio. I Russo sono dei bravissimi mestieranti. Ma quando fanno la scena epica è strutturata sempre allo stesso modo con le stesse inquadrature. È tutto molto bello, è tutto molto funzionale, è tutto sempre la stessa cazzo di cosa. Funziona tantissimo, ragazzi: è la tecnica del cazzotto in pancia, è emozionalmente è una bomba nucleare, è un'esplosione, è favoloso ed è molto semplice. Il motivo per cui arriva così facilmente a livello emozionale a chi lo guarda è che è molto semplice. È linguaggio diretto e funziona per questo motivo. Ma un regista coi controcazzi è un'altra cosa. Gane è un regista coi controcazzi e quando gli lasci la libertà di fare quel cazzo che vuole fa delle scene coi controcazzi. I russo sono bravi mestieranti. E questa cosa qua appunto. Funziona, ma non al livello a cui funziona una scena di uno che è veramente bravo a congegnarle. Non solo, non solo, come ho detto, vabbè, il movimento Social Justice Warrior, come ho detto, mi ha dato un discreto uh, fastidio, uh, perché, come ho detto, è una tendenza che sto vedendo tantissimo nei film Disney e, come vi ho detto, ragazzi, mille volte, io non sono contrario al messaggio dell'inclusivity, perché è un messaggio sacrosanto. Io sono contrario a gestirlo a livello mentale dell'americano medio, che è di norma più o meno pari al cerebro leso che prima ha fatto lo spoiler nella chat. Cioè, perché tu devi inserire le cose a cazzo di cane? Hai una squadra di autori che ti sarà costata milioni di dollari, ok? Sei perfettamente in grado di far passare quel messaggio con la maggior naturalezza possibile, e invece di fare quella cosa lì, devi andarci giù con un martello pneumatico perché non conosci altro modo di comunicare e perché pensi che tutti quelli che ti guardano debbano essere per forza dei cazzo di cerebrolesi. Stai sottovalutando il tuo pubblico, che non ti do. Cioè, ti do anche ragione perché dopo aver visto quelli che ci avevo di fianco, io lo capisco che gente così non possa capire se proprio non gli sbatti il cazzo in faccia, io ti capisco, lo capisco. Ma il fatto è che a gente così il messaggio così non passa, ottiene l'effetto opposto. Al coglione non gli puoi far passare quella roba lì, perché reagisce negativamente. Devi essere subdolo. Glielo devi inculcare pezzo pezzo. Pian piano lo assorbe come tutte le spugne vuote. Non puoi andarci pesante perché non capiscono un cazzo. Quindi perché mi devi rovinare un film? Perché mi devi rovinare una scena riuscita? Stai sbagliando approccio. Non sei il PD Cristo Dio. Non serve che sbagli gli ultimi dieci anni di politica in Italia, stai facendo cinema, vai tranquillone, stai serenone, porca puttana. È una cosa che mi dà veramente fastidio e c'è sempre, sempre, che è un peccato perché di base... Il film è proprio bello, il film è proprio intrattenimento bello, è, è un film che funziona, è un film che ti trascina dentro, è un film di tre cazzo di ore che non ti annoia, che non è una cazzata da fare. Questo è, un, è uno spoiler falso, ma io ti banno comunque. Uh, ma va bene così? Uh, vabbè 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 Come faccio a mettere la chat soltanto Vabbè che tanto questo a questo punto non farò neanche il um, Non farò neanche la La replica a questo punto Perché se escono gli spoiler oppure comunque lo, lo avverto Ciao Nero Vertigo eh, La gente non solo non ha un cazzo da fare ragazzi è La merda nel cervello Comunque vabbè di base non come, come vi dicevo ragazzi cercate di non leggere la chat La sto leggendo io per voi cercando di eliminare tutti quelli che devono dire cose del cazzo Comunque di base Uh, appunto è quello che vi dicevo ragazzi è un film notevolissimo solo i follower con time out uh, esatto, ign ignorate la chat e guardate il mio bel faccione Sì, ho spiegato, quello, ho spiegato tutto quanto cioè uh, è, è un bel film è Ripeto, è una meravigliosa conclusione di una bellissima serie televisiva. Buonanotte, Petersmani. È una meravigliosa conclusione di una meravigliosa serie televisiva che si è andata strutturando negli anni e ha funzionato benissimo con dei valori produttivi straordinari e alti e bassi, come tutte le serie televisive. Si è chiusa nel migliore dei modi, è rovinata dalla volontà a tutti i costi di seguire comunque la strutturazione dei cinecomic Marvel. Quindi quel misto di umorismo forzato, azione piazzata lì. Insomma, il linguaggio basilare e diretto che rende il film estremamente semplice, estremamente godibile, ma che lo rende anche comunque una ripetizione di cose che avete già visto. Anche se nella sua forma più bombastica in assoluto. Uh, L'altra cosa fondamentale da tenere a mente è che registicamente i russo non sono gun e non sono all'altezza di Gunn, per quanto mi riguarda, all'interno del, del, del Marvel Cinematic Universe. Come diretta conseguenza si parla di un film che, registicamente, se siete amanti dei virtuosismi cinematografici, o comunque del grande cinema, della grande regia, difficilmente vi farà esplodere il cervello. Eh, cioè, difficilmente vi farà dire, mio Dio, ho visto una cosa che registicamente non mi sarei mai immaginato. No, è una roba abbastanza... È una roba funzionale, come detto, una roba diretta, una roba che fa quello che deve fare, e non vi lascerà a bocca aperta da un punto di vista registico. Eh, no, non mi è sembrato lasciato Alexander. Secondo me fa esattamente tutto quello che deve fare alla grande. Funziona molto, molto bene. Uh, L'altro elemento che appunto non mi è piaciuto è la scena social justice warrior forzata a cazzo di cane che ormai vedo nella maggior parte dei prodotti Disney perché proprio non sono capaci di utilizzare il linguaggio uh, diretto, il linguaggio, cioè, il linguaggio sottile, cioè non hanno proprio questa capacità perché sanno di parlare al cerebro leso medio e allora agiscono parlando al cerebro leso medio. E questa cosa qua purtroppo, purtroppo va a impattare anche le scelte narrative all'interno del film. Eh, sì, è fatta bene, Andrew, però è proprio sbagliata. Cioè, è spettacolare, per carità, ma è proprio sbagliata. Insomma, come detto, ragazzi, è un grande film, è un grande lavoro, è un film che se avete investito tempo e fatica e eh, emozioni nel Marvel Cinematic... Oh, uh, nel Marvel Cinematic Universe dovete andare a vedere, ma non credete alla solita macchina tsunami dell'hype secondo cui Endgame è il film più bello dell'universo, Endgame è la roba più figa della storia, Endgame è la roba più meravigliosa che sia mai stata creata, Endgame è un film che fa sembrare Hitchcock un coglione, Endgame è il film più bello della storia dei supereroi, è la chiusura più incredibile che sia mai stata fatta, è il miglior film di intrattenimento della storia. Io sono d'accordo nel definire che è il Marvel Cinematic Universe, l'equivalente cinematografico ad oggi del grande intrattenimento del passato come lo era Star Wars ad oggi per i ragazzini. Il Marvel Cinematic Universe ha quella funzionalità lì. Secondo me, non ha lo stesso valore cinematografico, per ovvie ragioni, anche contestualizzato al periodo storico, ma è a livello proprio di marketing e struttura la cosa più geniale che potevi fare ad oggi a livello di cinema. Endgame, Dark Samuel, stiamo parlando di Endgame. Di base, però, come al solito, guardatelo con un minimo di occhio critico. Vi esalterà, ci sono dei momenti, come ho detto, molto, molto forti. Sono partiti gli applausi in sala, perché noi gli italiani abbiamo questa tendenza ad applaudire sempre quando tariamo con gli aerei, quando finiscono i film e piacciono un sacco, quelle cose qui. Uh, ma di base è una cosa che chiude perfettamente una favolosa serie televisiva che avete visto tutti sul grande schermo. Va bene così, è quello che doveva fare. Eh, ma quindi se non mi sono cagato il Marvel Cinematic Universe, mi perdo tanta roba posso continuare a fregarmene. Mi scima, Scrub. Se non hai visto nessun film del Marvel Cinematic Universe, ti perdi il 70% del film. Cioè, eh, sono, è tutto strettamente ricollegato. È come se tu guardassi, come hai detto, una, una favolosa puntata finale. Ma poi non sai chi cazzo sono i personaggi. E quindi che cazzo lo stai guardando a fare? Di base non ha molto senso guardare Endgame se non hai visto gli altri o se non hai visto almeno parte degli altri. Uh, quindi, perché non farlo? Non ti serve. Gli hai, non hai cagato gli altri, non cominciare da Endgame. Uh, ripeto, ripeto: funziona, ragazzi. È un ottimo prodotto, è un ottimo prodotto, ma è un prodotto. È un prodotto. No, non c'è la scena dopo i titoli di coda. Blue Frog, come ho detto, non state a guardare i crediti per 10 minuti perché cioè, perdete tempo. Non c'è niente da fare, ehm, io non posso per come sono fatto provare l'emozione che provano alcuni miei colleghi o comunque i, i critici cinematografici odierni per uh, Avengers Endgame, non fa proprio parte del mio DNA. Cerco altro dal cinema... Um, ma comunque apprezzo moltissimo anche il cinema di intrattenimento e quindi cercando di guardarlo col mio occhio, che però vi ragione è molto più cattivo e ehm, tirato rispetto a quello della maggior parte di chi lo va a vedere e di chi lo valuta, per me è un grandissimo prodotto di intrattenimento. E basta, bellissimo, fatto con il linguaggio giusto, studiato a puntino, perfetto da svariatissimi punti di vista, con qualche difetto che quella appunto massa di eventi e spettacolarità non vi verrà a disturbare più di tanto e, uh, e funziona e funziona come deve funzionare sicuramente è uno dei migliori pezzi del marvel cinematic universe e va bene così e va bene così uh, è giusto che sia stato fatto così e sì, sono d'accordo con il fatto che abbiano, si siano concentrati su un gruppo di minore di eroi principali, Fury Hope, per il semplice fatto che così facendo hanno strutturato al 100% meglio la eh, caratterizzazione dei singoli personaggi, hanno dato un ruolo molto più significativo ai personaggi, perché l'unica cosa in cui secondo me Infinity War è inferiore in realtà a questo... È proprio la gestione dei troppi personaggi. Sono tanti, sono troppi, cercano di dargli da fare tante cose, eh, cercano di dargli da fare più, il più possibile, ma non riescono ovviamente a concentrare l'attenzione sul singolo personaggio perché succedono troppe cose e ci sono troppi personaggi da gestire quando c'è quella massa di quel cast lì non è assolutamente possibile eh, gestire le cose degnamente per ogni singolo personaggio qualcuno per ovvia ragione viene messo in secondo piano ora vediamo che cosa combineranno io sono abbastanza sicuro che il prossimo universo su cui punteranno sarà quello degli X-Men anche perché si sono comprati Fox per un motivo e i film de degli X-Men gli ultimi specialmente fanno veramente tanto cagare Uh, chi vince lo MC Marvel Cinematic Universe, gnocca of the saga? Floki uh, credo sempre. Comunque, la Johansson, ragazzi, lei è sempre la top gnocca of the saga: assolutamente sì. Uh, comunque, di base, sì. Guardatelo, ragazzi: è un gran film. È un gran prodotto. Vi divertirà, vi esalterà. Vi farà venire la lacrimuccia. È esattamente tutto quello che deve essere. L'unica cosa che a me dispiace è che non è di più. Cioè, secondo me, poteva essere di più. Invece, è quello che è. È giusto. Ti prego, metti la replica, Greg VR. Non voglio. Sì, la, magari la metterò tra qualche giorno. Così almeno sarò sicuro che tutti l'hanno visto, ragazzi. E non scapperà il, lo spoiler a qualcuno per colpa dei due stronzi che sono passati in chat. Oddio, anche se soltanto uno in realtà è quello che ha spoilerato. L'altro diceva cazzate. Uh, sì anche Elizabeth Olsen e tanta roba va ma la Johansson è la Johansson non lo definirei un compitino <ride> Edino Gecco lo definirei un compitone <ride> mettiamola così è veramente un compitone <ride> mettiamola così sì uh, sono di quell'idea lì è un brillante compitone mm, non è un'opera un d'arte detta terra terra eh, sempre lì mi trovo sempre molto, molto limitato. Non parliamo nel dettaglio dei personaggi, Davide. Non voglio assolutamente mh, dettagliare nulla, non voglio spoilerare niente. Neanche quello che succede ai singoli personaggi nel, gioco, nel, nel film. Eh, grazie per il complimento, Viratore. Comunque, vabbè. Eh, di base, ragazzi, grazie per essere stati con me anche stanotte, così numerosi. Vi si vuole sempre bene, ragazzi. Credo che qualcuno si sia anche iscritto, ma non ne sono sicuro. Magari no, magari sì. Tanto amore comunque a tutti quanti. Eh, è stato un live breve, ma d'altronde è anche tardi. Si sono fatte le due e la gente vorrà andare a dormire. Oddio breve. Sì, uno ha spoilerato il Booker The Wit. Eh, nella, nella chat. Infatti, si è beccato una maledizione una macumba e un vaffanculo e un ban. Uh, so, eh, Frison Force tu hai questo, questo, purtroppo questa sfiga di arrivare sempre nel momento in cui io sto finendo le live, <ride> mi dispiace moltissimo uh, no vabbè Flocky, quello, quello ti è scappato posso capire però io sono uscito e non posso più entrare perché non c'è più il link eh bravo, esatto, bene il Booker eh, mo molto bene, vabbè lo rimetterò il link del barbagruppo più avanti il Booker The Wit, lo terrò bloccato per un altro paio di giorni, poi rimetterò Adesso te lo do io l'esperimento sociale e ti faccio vedere in quanto vanno anche il tuo secondo, il tuo secondo profilo. Uh, molto bene, Madonna Cristo Santo. Uh, va bene, molto amore ragazzi. Vi voglio bene, come sempre per avermi seguito. Tanti saluti a tutti quanti e niente, ci, ci vediamo al prossimo live. E tanti saluti a tutti. Uh, nulla. Buonanotte. Eh, sono abituato a ballare i coglioni, Mazzuia. Va bene, va bene, va bene, va bene. Notte a tutti quanti, ragazzi. Ci vediamo. Bacioni. Spero che vi siate divertiti anche stasera a vedere questo live breve ma intenso. Ciao, ciao.